Amici di mondoblackberry.com, oggi siamo in compagnia del Blackberry Playbook, andremo a vedere l'applicazione dal nome Planets, un nome ovviamente che intende pianeti. Infatti questa applicazione qui innanzitutto parte da un porting da APK to Bar, praticamente è un'applicazione convertita da Android verso il nostro Playbook. Appunto, come vi dicevo, Planet intende come pianeti. Infatti noi possiamo muoverci tramite il touchscreen del nostro Playbook per vedere le costellazioni e i pianeti che ci sono nell'universo. Come appunto si vede, l'applicazione gira molto bene sul nostro tablet. Unica nota, se la vogliamo dire dolente, che praticamente non sfrutta il giroscopio per muoverci, magari ecco, basato sulla nostra posizione, per muoverci, magari inquadrare col tablet una parte di cielo e sapere che magari su quella parte lì abbiamo questo determinato pianeta oppure questa determinata costellazione. Allora, andiamo nelle impostazioni. Qui ci sono dei filtri, clicchiamo su infrared e praticamente, appunto, come vedete, cambia la visuale, lo sfondo retrostante. Facciamo radio, poi in base alle preferenze giustamente lo si sceglie. Io sono molto tradizionalista, perciò tendo sempre, la prima cosa che vedo tendo sempre ad avere quella. Andiamo su settings invece. Praticamente possiamo scegliere noi la nostra posizione tramite le coordinate oppure dargli un input automatico, il tempo e l'ora è in automatico e ovviamente poi ci saranno i vari feedback tramite mail da inviare allo sviluppatore. Torniamo indietro. Se facciamo modalità Sky 3D oppure Globe, Sky 3D è questa qui che stiamo vedendo, Globe invece possiamo scegliere quale pianeta vedere e girarlo da vicino. Mettiamo il caso, scegliamo Saturno, appunto qui vedremo Saturno. Come appunto vi ricordavo, un'applicazione gratuita scaricabile da Upward tramite link che abbiamo postato in questo post. Che dirvi? Continuate a seguirci su mondoblackberry.com, iscrivetevi al nostro forum www.mondoblackberry.com/forum e iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Per mondoblackberry.com, GeniSmart88, alla prossima!